Buonasera, siamo qui alla 12ª marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi e siamo qui con Enver Chan, che è rappresentante del congresso uiguro mondiale che ha sede a Monaco di Baviera e rappresenta tutta la diaspora del popolo uiguro nel mondo. E Enver Chan, può dirci perché è qui, qual è il senso del suo stare qui e cosa ci tiene a dire a Libere TV? Mr. Khan, can you tell us why you are here? What's the sense of being here for you in this 12th March for the Freedom of International Peoples and Minorities? And what would you like to say to the listeners of Liberi TV? Yes, thank you for inviting me. This is a march, an international march for freedom, have been taking place for many, many years. It is a voice for the suppressed people, those people whose freedoms are taken from them and they are being forced to be assimilated. So I came here, it was an honor for me to join you here and to report about our people's situation and their plight, which is getting worse and worse, and also a solidarity for other peoples who are under suppression. So we have to work together, we have to join forces so that our voices one day will be heard. Vi ringrazio molto per avermi invitato a questa marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, e grazie alla quale possono avere voce questi popoli oppressi ai quali è stata portata via la libertà, e questi popoli che sono stati schiacciati. Perciò è un onore per me unirmi a voi e poter parlare della situazione nel nostro paese, che sta peggiorando sempre di più. Sono anche qui per esprimere la solidarietà a tutti gli altri popoli che sono oppressi. E perciò desidero dire che dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo unire le nostre forze e così un giorno la nostra voce sarà ascoltata.